senza parità di genere avremo un'Italia, un'Europa e un mondo che rinuncia alla parte migliore della società, del suo potenziale più talentuoso, nelle idee e nell'energia. Per questo motivo attendevamo da tempo l'approvazione definitiva del Consiglio europeo alle norme dell'Unione volte a promuovere una rappresentanza di genere più equilibrata nei consigli di amministrazione delle società quotate. Rompere il tetto di cristallo che condizionava le donne nel mondo del lavoro, nonostante il ruolo di apripista svolto dall'Italia, grazie alla legge voluta da Leila Golfo e da tutte noi della Fondazione Belisario, contribuirà a una società europea più equa, più prospera e più inclusiva. Già a gennaio del 2021 avevamo presentato una mozione di risoluzione sul vincolo negli statuti delle società dell'Unione quotate e nelle controllate pubbliche volto a garantire l'equilibrio di genere e di trattamento negli organi di amministrazione e di controllo. Tuttavia rimangono ancora molte battaglie da combattere. Innanzitutto ora spetta agli Stati membri recepire la direttiva in maniera tempestiva ed efficace. Inoltre permangono molte sfide, come ad esempio ribaltare quel dato che in Italia vede solo il 4% delle donne amministratori delegato contro il 33% della Norvegia. Una società egalitaria e promotrice dei diritti delle donne è garanzia di un futuro prospero per le donne, per gli uomini, per le imprese, per i lavoratori, per la società intera. Grazie a Leila Golfo e al suo lavoro.